bentornata alla mia cucina. Oggi prepareremo dei fusilli con ricotta, tonno e olive. E allora, io innanzitutto ho messo una cipolla tagliata molto finemente in padella con l'olio e due acciughine di quelle sott'olio. Le mettiamo pure assieme in modo che si sciolgano. Poi abbiamo preparato una manciata di olive tagliate a rondelle nere, 100-150 g di tonno all'olio, però io l'ho scolato l'olio perché non mi piace. Poi ho 250 g di ricotta con del prezzemolo che ho tagliato finemente, e dove aggiungeremo pure un pochettino di pepe. Nella ricotta abbiamo aggiunto del prezzemolo tritato e un pizzichino di pepe. Poi, se occorre, mettiamo l'acqua della cottura della pasta. Siamo attenti a non bruciare la cipolla. Ora che la cipolla si è ben rosolata, mettiamo le olive e il tonno. Non lo sminuzzate tanto, lasciatelo così intero. Ora mettiamo un mestolo di acqua della cottura della pasta. Lasciamo andare 2 minutini e poi spegniamo. Abbiamo scolato la pasta al dente, l'abbiamo aggiunto al miscuglio che abbiamo fatto poco fa. Ora mettiamo la ricotta. Un mestolino di acqua della cottura, che io me lo conservo sempre per vedere poi quanto ce ne vuole. E andiamo a mescolare. Cuciniamo altri 2 minutini e la pasta è pronta. Bene, abbiamo impiattato, abbiamo spolverato con del parmigiano e la nostra pasta è pronta. Provatela, è molto semplice da fare, il tempo che calate la pasta il condimento è cotto. Un bacione da Francesca e Salvatore, è tutto, ciao, alla prossima.